Buongiorno ragazzi, oggi vi diamo il benvenuto con questa immagine del nostro meteo. Varsavia, meno un grado, neve. Qua ci sono ancora tutte le decorazioni autunnali e guardate quanto sta nevicando fuori. Mamma mia, che freddo! Guardate che meraviglia! Si vede anche la neve proprio che sta venendo giù in questo momento. Wow! Mi sa che la persona in questione si è dimenticata di togliere lo sdraio e quindi lì rimarrà fino a quest'estate. Come va la vita? Bene, oggi ci siamo svegliate presto per la neva! Vedi? La neve ci fa svegliare presto, Sì, anche se ho ancora un po' sonno. eh? Oggi ci aspetta una grande giornata in giro con la neve. Sì, perché ragazzi non avevamo in mente di fare il video oggi, però ieri abbiamo guardato il meteo e dava 60% neve per 5 ore di seguito. E qui quando dà la neve, nevica sicuro perché nevica anche quando non dà neve sul meteo. Quindi oggi eravamo quasi sicure che nevicasse. E quindi abbiamo detto: registriamo un vlog della prima neve qui a Varsavia. Non potevamo non farlo, dai. Quindi adesso mi alzo. Decisamente il momento di prendere i calzini più caldi che abbiamo, ovvero questi mega calzettoni, perché direi che è arrivato il freddo. Gli scarponi belli alti, se no già avevo i piedi bagnati. Vero? Stai attento a non cadere, eh? Che qua si scivola facilmente. Tanto freddo, No, eh? no, per ora no. Ma è strano perché qua quando nevica fa meno freddo. Beh, ma comunque un po' dappertutto, Sì, è eh? vero. Perché ci possono essere solo meno uno, zero. No, ma dico fa Invece. meno freddo di quando c'erano 6-7 gradi È perché è proprio vero. secco, Perché cioè sì, non ti entra dentro il è freddo. secco e tra l'altro non c'è vento. E di solito se no c'è sempre vento, quindi Infatti, sì. sì. Perché oggi siamo uscite così presto? Cioè, cavolo, non sono manco le 9 del mattino. Uno, perché volevamo subito vedere la neve, perché abbiamo paura che poi dopo si scioglie. E due, perché abbiamo detto, dato che usciamo presto, andiamoci a fare una piccola colazione fuori. C'è un chioschetto, diciamo così, che fa i famosi bomboloni fritti polacchi. E mamma mia, ogni volta che passiamo lì davanti è difficile resistere perché c'è un profumo assurdo. Praticamente li cucinano ogni 5 minuti, nel senso sono proprio appena fatti, caldi. E poi direi che con questo freddo un bel fritto scalda. Qua è bellissimo, ci sono tutti gli alberi innevati. Guardate! Mamma mia, cioè, meraviglioso, che bello! Penso definitivamente che la situazione di oggi sarà che non smetteremo un attimo di fare video. Siamo appena uscite di casa, ragazzi, ma mi viene da riprendere qualsiasi cosa. Un bombolone versione classica con la Nutella, quello proprio tipico polacco che praticamente ha tutto
la glassa sopra. Invece Chiara ha preso una cosa super particolare, adesso vi facciamo Sì. vedere. Cioè, io non pensavo che fosse così tanto grande. Cioè, no, vabbè. Ma Oh mio io non lo Dio. so se rende quanto è grande. E questo mi sa che non è ripieno dentro ed è fatto così a forma di rosa, sempre glassato. Appena fatto perché poi è mattina, aperto adesso. Ma Anzi, proprio aperto per noi perché in realtà era ancora chiuso, però ci ha visto lì davanti da un'ora, quindi ha detto vabbè, faccio che aprire. oh mio Dio, no, vabbè, è pazzesco, È eh? pazzesco. Sa di Ciambella fritta vuota. più delle di quelle di carnevale là, com'è che si chiamano? Le castagnole. È fritto da Dio. Non è per niente unto, super croccante fuori, morbidissimo dentro e l'impasto dentro come ben lievitato. Ma poi è stato gentilissimo perché ovviamente essendo fatti tutti a mano, uno è più piccolo, uno è più grande, ma ha dato proprio il più grande che c'era. Abbiamo pagato sia il tuo che il mio tipo 1,50 euro. Tu vai di Nutella, eh? Mai visto quanto è Sì. soffice? Secondo me cambia tantissimo per questo tipo di prodotto se lo hanno appena fatto, Sì, perché ce certo. l'hanno proprio appena fatto. Non l'abbiamo mai mangiato così buono. Manco a Cracovia che li facevano No, buonissimi. no, no, vabbè. Ti alzi e te ne vai. Me ne vado con lui. È leggerissimo perché noi abbiamo sempre detto un po'. Il difetto di questi bomboloni polacchi è che sono molto strong. Poi con tutta sta glassa sopra lo digerisci dopo 2 giorni. Invece questo si sente la differenza. Ma c'è, guarda! C'è, Cioè, mamma mia. guarda! Sì. Oh mio Dio! No. È la cosa più buona che ho mangiato negli ultimi tempi! È una roba spaziale, ti Che giuro. Questo è il miglior bombolone della mia vita. voto gli Bomba! dai? 100? 10 pieno. Quindi ragazzi, se voi venite a Varsavia, noi vi consigliamo di assaggiare questi bomboloni qua. Segnatevi King Cross Praga. Certo, non è bello il posto, non è centrale, però i No, è veramente bomboloni. brutto il posto in realtà, però i bomboloni sono buoni. Che fai? Che Mi sto scaldando le mani sul tram. C'è questa stufetta, è carina. Ci aspetta una ventina di minuti per arrivare in centro, che dobbiamo fare un po' di cose. Della cultura e della scienza. Adesso il nostro obiettivo è andare ad un food hall qua vicino Fabbrica Norblina perché abbiamo visto un posticino super carino e ogni volta che passiamo davanti diciamo, dobbiamo prenderci qualcosa qui. È vero. E Tra l'altro lì nel food hall c'è anche il mercato di prodotti biologico, biologici, tipo. quindi vogliamo anche fare un giro lì. Abbiamo fatto un salto da Rosman per riscaldarci un attimo perché stava Sì. diventando complicato. Dato che siamo qua, abbiamo deciso di comprare una spazzola perché la nostra ha tipo 4 anni. Sì, è tutta rotta, cioè Sì. praticamente quando ti pettini a volte si alza la parte del Sì, pettine sì. E e ti cioè, rimane nei sì, capelli. non vuoi. Quindi ora di cambiarla, solo che noi, dato che abbiamo la casa piccola, il bagno piccolo, abbiamo bisogno di una spazzola piccola e questa è la più piccola che c'è, ma forse non è manco tanto piccola per noi, Vero, però. infatti stavo così dando Sì. un'occhiata, Che vediamo un po' che c'è. poi alcune sono carine, tipo questa, un bel colore, no? Questa viola o questa azzurrina, però cioè queste sono enormi. Sì, guarda queste quanto costano, queste sono professionali, la linea Madò. professionale. Quant'è? Tipo 15 euro? 15-10 euro. Mm. A me piacciono anche queste di legno, però non Sì, pettinano. anche a me piacciono esteticamente, però beh, io noto che a me non mi pettinano, quindi Questa mi dà pettina. fastidio. Questa è carina. Ah, Oh. ma è per i bambini, mi sa.
Quando uno cammina cadono un po' di fiocchi dagli alberi. Sembra quasi Natale, no? Anche se manca ancora un bel po' a Natale, però ti dà quell'atmosfera così tanto invernale, Vero, bella. natalizia. Sì. Mi piace in generale quando così, no, si avvicina al Natale, stare in un'atmosfera invernale con la neve. D'estate mi piace andare magari, che ne so, in Spagna, no? Andare al mare. In generale, appunto, non amiamo molto l'estate, ma soprattutto per il discorso del Sì, caldo. soprattutto il caldo afoso che sudi e che non ti fa respirare, perché poi uno stesso in un posto dove fa un caldo giusto, bello, al mare, col venticello, sì, è raro trovarlo purtroppo. Mi piace che qua a Varsavia ci sono le stagioni Sì. molto scandite, no? Adesso è inverno, c'è la neve e mi piace che sia così, cioè, Sì. Sì, perché esatto. adesso pensare comunque di fare Natale con il sole, boh, non mi sento nell'atmosfera, Sì, no? poi magari ci sta anche una giornata di sole, però con la neve. È Comunque è vero. freddo. Qua adesso tra pochi giorni inizieranno ad accendere tutte le luci in tutta la città. Tutti i negozi vendono tantissime cose di Sì, Natale. ragazzi, sono pazzi qua, cioè voi non potete capire, sembra di stare in America. In questo periodo, in questi ultimi anni, si sente sempre parlare di FOMO, ovvero quell'agitazione che ti viene di fare le cose, no? Un po' Sì. un'ossessione. Secondo me questi ultimi anni si possono definire con il nome di ossessione. Uno ha l'ossessione di Di tutto e tutto. adesso ci verrà la FOMO del Natale perché non sai dove comprare, cosa Sì, comprare. perché ci sono talmente tante cose, perché abbiamo già visto tantissimi posti e tra l'altro ci sono prezzi bassissimi, cioè ci sono tantissime cose che Belle. costano po proprio poco, Sì, eh. tra l'altro belle, carine e che costano pochissimo e questa cosa, oddio, ti fa agitare Ancora peggio, perché... perché almeno dici, vabbè, costa tutto tanto, non compro niente, invece ok? no. Invece così è ancora più Sì. destabilizzante. Comunque siamo quasi arrivate al food hall, la mia mano è andata in cancrena a Ci reggere credo. la macchina. Eccoci qui, questo è il posto. Qui c'è una mucca, si chiama Fabbrica Deli, giusto? E guardate che bello, ragazzi, questo posto, vabbè, ve l'abbiamo già fatto vedere, però è sempre bello. Questo food hall è meraviglioso, tutto in stile industriale, Sì, veramente pazzesco. molto bello e volevo dire si chiama Fabbrica Deli perché delicatesi è in polacco supermercato, no? Guardate che belle cose, super sofisticate. Bellissime queste bottiglie. Tra l'altro sembrano alcoliche, ma c'è scritto alcohol free. Qua ci sono le cioccolate con la frutta essiccata sopra. E Qua c'è il miele artigianale. questa è la cosa più bella che vendono, ovvero questi peluche a forma di frutta e verdura. No, vabbè. Guarda con le gambe. Questo che cos'è? Ah, una prugna. Una prugna. No, vabbè. E Ciliegie. due ciliegie. Già che ci siamo. Fai un taste. Wow, meraviglioso. Qui hanno anche dei prodotti sofisticati italiani, mi sa. Pasta, Confitura extra di fico, di arancia, di ribes, di mora, di amarena. biologica. E tipo questo pacco di pasta costa 4 euro. Gnocchetti sardi, ziti corti lisci. Ragazzi, trovate anche gli ziti in Polonia. Ma questi quanto attirano? Qui hanno cose tipiche polacche, tutte cose fatte in casa. Vero? Si vede proprio, cioè sembrano i barattoli della nonna, no? Cioè, Sì, super bello. pazzesco. Non ci veniamo mai qua perché non ci viene in mente, invece è Esatto, super carino. sì. Ah, che meraviglia! Queste sono delle ceramiche Portoghesi, portoghesi. infatti hanno le sardine made in Portugal. Le Wow, stupende, eh? ceramiche portoghesi secondo me sono tra le più belle. Qui ragazzi ci sono anche i formaggi freschi italiani, guardate che meraviglia! C'è la ricotta fresca, la mozzarella di bufala, poi ci sono tutti i tipi di pecorino e altri formaggi, gorgonzola, c'è anche il panettone, il pandoro. E guardate questa focaccia, cos'è?
No, Grazie. vabbè, Tantissimo. wow. Qui fuori dal food hall c'è The Bakery, questo posto fantastico dove fanno il pane artigianale, fanno Sì. anche in realtà prodotti da colazione. Sì, tipo cornetti e cose di questo tipo ed è tutto fatto da loro perché si vede anche poi dentro quando cucinano. E noi avevamo proprio in mente di prendere un po' di pane, visto che noi prendiamo sempre il pane scrauso perché è Sì. comodo il pane in cassetta Sì. perché non va male. Però Però a volte ci prendiamo a questi pani. volte questa roba qui direi che è fenomenale. Guardate qua, ragazzi, che vetrina. E qui, come vi dicevo, vendono anche cose da colazione. Abbiamo preso una baguette, ma è enorme perché c'erano due dimensioni, piccola e grande. Noi abbiamo preso piccola, siamo in due. Ah, questa, ok, questa è quella piccola, benissimo. Taste test della baguette. Eh beh. Non ha proprio il sapore di quella Francese. francese, però è molto buona. Ok. Cioè, è un buon pane. Vabbè, intanto se uno non è in Francia è impossibile trovare lo stesso sapore, quindi basta che sia buona. Però si sente proprio che lo fanno loro. Eh sì. È bello croccante fuori. No, vabbè, guardate ragazzi, qua i bambini delle scuole vanno tutti in giro in fila con il giubbottino giallo per essere visibili. Sono troppo carini. Ultimo stop per la mattinata, il nostro amico Tiger. Siamo da Tiger perché è ora di comprare un bel po' di snack, di Natale. Perché abbiamo deciso di farci un video sul secondo canale. Tra l'altro sarà il primo video natalizio che uscirà a Esatto, dicembre. perché ci sembrava carino perché da Tiger vendono sempre ogni anno tantissimi snack a tema natalizio e quindi dobbiamo solo scegliere, quello è il problema, tipo 5-6 prodotti. Sì, e non è facile, Non dato è che ne hanno un facile. milione. Poi sono tutte belle le confezioni. Sì, guarda queste, che carine. Belle. Beh, queste non sono male per Vero? iniziare. Hanno anche le patatine. Carine queste. Vero? Ecco qui abbiamo preso le cose che ci servivano. Tra l'altro la busta di Tiger è super carina. Crostoni di baguette con camembert e con questo sughetto di peperoni buonissimo di Coro. Qua un'insalatina con i pomodorini secchi e ci siamo per il nostro pranzo. Ok, abbiamo pranzato, adesso mi sono seduta qui sul divano. Qui c'è il nostro avocado che mi aveva regalato Chiara. E niente, ragazzi, adesso passiamo il pomeriggio praticamente a lavorare al computer. Dobbiamo finire di montare un video, forse. No, dobbiamo fare la miniatura di un video del secondo canale, da pubblicare. E poi che dobbiamo fare? Dobbiamo Dobbiamo fare iniziare a montare altri video. altri vlog. Sì. Cosa fai in bagno? Si può entrare? Sì, stavo lavando il lavandino, poi ho lavato lo specchio che adesso si deve asciugare perché l'ho bagnato troppo. Il bagno si sporca sempre in fretta, Sì. che noia. Cioè, l'abbiamo lavato per bene. Proprio le pulizie profonde, tipo 5 giorni fa, ed è di nuovo come prima. Soprattutto il lavandino, devo Sì. dire, si sporca tantissimo. Comunque guardate che carino il porta saponetta che abbiamo comprato ultimamente. Uno dei miei pezzi preferiti del bagno è questo. È super carino, guardate, fatto così e qua abbiamo messo questi fiori secchi, Sì, diciamo. all'inizio avevamo preso praticamente questa composizione di fiori è del Lidl, Pensate. però è super carina. E dentro queste botticine all'inizio c'erano due, non mi ricordo come si chiamano. Fiori Sì, però proprio, non mi non ricordo mi come si chiamano ricordo. quei fiori. Comunque c'erano due fiori che sbucavano. Grandi. Sì, ovviamente sono morti perché è passato un anno e quindi gli abbiamo messo questi qua finti che così non moriranno mai. Ragazzi, guardate che bel cielo che c'è qua. Sono le 4 del pomeriggio, anche se sembra in realtà molto più tardi. Anche perché ormai fa veramente buio presto qua alle
tre e un quarto, tre e mezza, già è buio. E sto andando al Carrefour perché abbiamo voglia di farci una cena un pochino carina stasera e noi cogliamo l'occasione dei nostri vlog per fare qualcosa di diverso dal solito. E niente, quindi adesso mi faccio una quindicina di minuti a piedi per arrivare al Carrefour e compro qualcosa. E stavo pensando di comprarmi il sushi, che è una cosa che mi va sempre, ma che non compro mai in realtà. Colgo l'occasione oggi, vediamo se trovo qualcosa di buono. Guardate qua al centro commerciale, già hanno messo le luci di Natale. Che bello! E anche l'albero. Guardate che bello che è. Eccoci qui, qua c'è tutto il reparto del sushi, ce ne sono di tantissimi tipi. Adesso starò qui tipo un'ora per scegliere quello che voglio. Ci sono anche i mochi carini, ci sono anche questi che adoro. Poi per Lucrezia penso che prenderò questo perché sapete lei non mangia il pesce, quindi questo è con il pollo, ci sta, alla fine attirano, sono tipo dei noodles con verdure e pollo. Qua non è più reparto asiatico, però guardate anche queste torte fatte in casa, diciamo da loro, sembrano buonissime, guardate. Spesa fatta ragazzi, e adesso vado a pagare. Allora, cosa si mangia? Cosa si mangia per stasera? Io non so niente di quello che hai preso, so solo che ho una fame pazzesca. Allora, questi falli vedere dopo. Servono dopo. Allora, questo è lo snackino che ho preso per aperitivo, diciamo. Che sono Interessante. queste patatine tipiche di questi posti nordici. Sì, che le fanno tipo così, molto lunghe, Sì. cioè sono strane, però sono super buone. Le abbiamo assaggiate in vari paesi in realtà. Ariga, A Ariga. Riga, poi anche qui le fanno, anche in Ucraina. Non che Esatto. siamo andati in Ucraina, però qua si trovano dei prodotti ucraini e ci sono queste Sì. qui lunghe. Allora, questo è il dolce da mangiare insieme a questa. Eh sì, Perché eh sì. ragazzi dovete sapere che quando noi abbiamo fatto i nostri primi viaggi, sapete che non avevamo budget, proprio non avevamo budget, quindi mangiavamo poco per risparmiare. Però quando ci veniva proprio una voglia di dolci, ci piaceva tanto fare questo abbinamento, cioccolata al latte e cracker salati. Era il Esatto. nostro paradiso questa cosa. Questo è per te, ovviamente, non per me. Meraviglia però Sì. questo Sì, set. infatti, perché c'erano dei set che costavano meno, però erano tutti lo stesso tipo di sushi, cioè 10 sushi tutti uguali, quindi non mandava. E allora ho preso questo che almeno era un mix. 7-8 euro 8 questo. euro tipo, Beh, non è tanto. infatti io non mi rendo conto perché appunto noi non l'abbiamo mai preso. Diteci se secondo voi è tanto, è giusto, o se in Italia costa di più, non lo so. Per me cosa mi hai preso? L'unica La la Coca-Cola e basta. Buona la Coca-Cola. Coca-Cola. Proprio l'unica cosa che c'era senza pesce. Veramente? C'era solo L'unica, sì, questo? c'era il Ok. bancone pieno, ma tutto di gamberi, salmone, Ma tonno, questo mi piace, mi sembra interessante. verdure, noodles e pollo. Non ci si attacca la bottiglia. No, in realtà no, però a noi che ce frega. Vedo l'ora di papparmi tutto questo sushi. E anche il tuo comunque non sembra per niente male, eh? Vero? Mamma mia, attira tantissimo e anche un buon profumo. Oddio, le bacchette non sono molto brava, però bisogna farlo con le bacchette. Eh sì, se no. Se no non va bene. Buono? Molto buono, cioè non sembra da supermercato. Infatti io sono curiosa anche di provare il sushi. Allora, inizio da questo. Vediamo un po' com'è. Come ti sembra? Come al ristorante.
Vabbè. Avevo di Ufenit, ovviamente. Anche perché comunque ragazzi dovete sapere che Mamma mia. qui in Polonia non esiste l'all you can eat e quindi Sì. comunque se vuoi mangiare il sushi costa Sì, tanto. c'è questo. Vabbè, io li rompo tutti con le bacchette, con dentro il tonno. Sei molto contenta? Meno male perché mi hai tartassato con sto sushi. Cioè, mi hai veramente Lo tartassato. so, lo volevo da tanto, anche perché una volta ho detto ok, lo prendo. L'ho preso da Żabka perché costava molto poco, ma cioè era un pezzo di cartone umano. Cioè proprio non era buono per niente. Questo costa di più, ovviamente, però Ne è come vale la andare al pena. ristorante. Ecco qui, ragazzi. Oh, stasera sono un po' imbranata. Queste sono le patatine di cui vi parlavamo. Stranissime, vero? Sono super buone. Hanno il sapore un po' delle Pringles. Però sono più sottili. Sì, sono sottilissime, sono un velo. Salate. Buone, buone, buone. Bene, abbiamo fatto il letto, siamo pronte per concludere la serata e tra l'altro vi volevo far vedere le nuove lenzuola, quelle che abbiamo comprato ultimamente da IKEA nel vlog. Questi sono i cuscini e qua le lenzuola e qua abbiamo messo la copertina, quella autunnale, a 5 euro, ma è assurda, è super carina ed è morbidissima. Adesso noi siamo pronte qui sul letto per guardare il nostro amato Shameless, che è questa serie che vabbè ormai conoscerete tutti. Noi siamo arrivate proprio alla fine Sì, perché infatti, è da una vita e l'avevate, mezza che ci sta. sì, ce l'avete consigliata in tantissimi su Instagram, ma tipo ormai 6 mesi fa, perché è una serie da 12 stagioni e ogni stagione ha più di 10 puntate l'una da un'ora, quindi No, cioè, è non finisce veramente da più. tantissimo che la stiamo guardando. Adesso siamo quasi alla fine della nona stagione. E siamo molto tristi perché ci è piaciuta tantissimo. Mi dispiace troppo che siamo arrivate Sì. quasi alla fine perché ci ha tenuto occupate per tanto tempo perché appunto è molto lunga. Sì. Quindi ragazzi, cioè, se per qualche motivo non avete ancora visto Shameless, cavolo, cosa vi state perdendo? È Sì. davvero una serie ben fatta, senza... Fronzoli. Sì, cioè senza morale, senza... Sì. cioè va proprio al punto, ma non si Sì, può spiegare no, non si perché... può spiegare, bisogna guardarla, Sì. All'ennesima è proprio la vita americana, quella potenza, proprio. vera di Sì. questa famiglia, praticamente di 5-6 persone, quindi una famiglia molto grande, ogni persona ha i suoi problemi, succede Sì. sempre di tutto e di più. Però viene raccontata Sì. molto molto bene, con molta ironia pungente, Sì, però, cioè, sì. veramente fatta bene, gli attori sono Sì, bravissimi, cioè, è piaciuta proprio veramente tanto, cioè, penso che mi rimarrà dentro, cioè, non me la dimentico, no? E noi adesso siamo alla fine della nona stagione e siamo molto curiose di vedere come continua. Non facciamo spoiler perché appunto se non l'avete vista non diciamo niente in particolare, però diciamo che c'è adesso una storia su Fiona, che è la sorella più grande, diciamo, di questa famiglia, e non si sa un po' cosa succede, Sì, e quindi non vediamo l'ora di saperne di più. esatto. Quindi stasera è pure presto, io ho paura che vediamo tipo 5 puntate di seguito, me lo Sì, sento. perché minimo minimo una al giorno la guardiamo, Se... a parte quando c'è X Factor, che allora stoppiamo per un giorno perché c'è X Factor, Se se no no. tutti i giorni guardiamo una puntata massimo 3, che sono 3 ore di seguito, quindi è Sì, troppo. Però infatti. vabbè. E vabbè, adesso ci mangiamo pure gli snack, Eh ovviamente. sì. Esatto, E niente, noi ci salutiamo a questo punto, giusto? sì. E speriamo che questo vlog un po' improvvisato, perché non era in programma in realtà, però ha nevicato e E quindi ci quindi... sta. Mi sa che è anche durato fin troppo, quindi adesso noi ce ne andiamo e ci salutiamo. Ciao! Ciao!